Più di una persona ha sollevato la seguente questione: com'è possibile che Sam, vicino a Mordor, sul passo di Kirithungol, si sia messo l'anello al dito senza che i Nazgûl e Sauron ne abbiano avvertito la presenza? A tutti gli effetti questo sembra un buco di trama, un errore lasciato da Tolkien, perché tutti sappiamo che in realtà quando ci si mette l'anello, l'occhio di Sauron improvvisamente si accorge che quella persona ha addosso il suo oggetto più caro e i Nazgûl si precipitano in quel preciso punto per recuperarlo. Forse questa idea deriva soprattutto dalla trasposizione cinematografica di Peter Jackson, dove vediamo effettivamente che ogni volta che Frodo mette l'anello, i Nazgûl lo avvertono e si precipitano subito nel punto dove hanno captato la presenza dell'unico. Questo lo vediamo molto bene a Brea, dove Frodo indossa inavvertitamente l'anello e così rivela la sua presenza ai Cavalieri Neri. Nel romanzo tutto questo non viene detto. I Nazgûl penetrano a Brea grazie a degli informatori che portano loro le notizie e li guidano anche all'interno del villaggio. Dobbiamo anche ricordare un particolare: nel film di Peter Jackson Sam non indossa mai l'anello, quindi non c'è contraddizione tra quello che si dice nel romanzo e quello che vediamo nel film. Il problema si sarebbe posto nel film con un Sam che indossa l'anello e nessuno se ne accorge, perché nel film, come ricordato per l'appunto, ogni volta che Frodo mette l'anello Sauron e i Nazgûl se ne accorgono. La cosa in realtà non è spiegata, è lasciata volutamente ambigua. Non tutto viene spiegato all'interno delle opere di Tolkien, senza che necessariamente questo sia un buco di trama. Questo mi ricorda un po' la storia dei pony insieme agli Hobbit. Gli Hobbit che lasciano Criconca con 5 pony per addentrarsi nella vecchia foresta, quando in realtà gli Hobbit sono 4, e questa sarebbe la prova che Ciccio Bolger o Grassotto Bolgeri nei piani iniziali avrebbe dovuto partire insieme agli altri 4 Hobbit, ma in realtà è una cosa che Tolkien ha volutamente lasciato. Tolkien ha scritto Il Signore degli Anelli e ha ponderato molto bene tutte le parole che ha inserito all'interno del suo capolavoro. Questo per rispondere anche a certi atteggiamenti che oggi sono molto in voga, per cui se c'è una cosa che non mi torna è un buco di trama e quindi io non leggo più il romanzo in questione perché non posso più crederci. Personalmente non ho una spiegazione riguardo a questo problema di Sam che mette l'anello al dito al passo di Kirithungol e nessuno si accorge di lui e della presenza dell'anello. Tuttavia penso che l'anello non funzioni da terminale o da dispositivo di sicurezza. Insomma, non è che mettendo l'anello improvvisamente i Nazgûl e Sauron si accorgano improvvisamente che è stato ritrovato. Non è che indossando l'anello si mandi un messaggio GPS all'oscuro signore che subito manda i suoi sgherri per recuperarti. Ricordiamo che lo stesso Sauron non sapeva minimamente che l'unico anello fosse stato ritrovato da Gollum, che l'ha più volte usato. Il fatto che i Nazgûl fiutino l'anello e che siano interessati a recuperarlo come unico scopo della loro esistenza non significa che però riescano a percepirne la presenza a miglia e miglia di distanza. Oltretutto ricordiamo che i Nazgûl in questo momento, quando Sam indossa l'anello, si trovano impegnati nell'assedio di Minas Tirith. L'attenzione di Sauron è tutta rivolta proprio alla conquista della città del principale regno degli uomini. È vero che Sam indossa l'anello, poi se lo toglie, ma non è ancora a Mordor. E di questo sembra rendersi conto lui stesso. L'anello, una volta che lui se l'è tolto dal dito, lo tenta. Prima gli induce l'idea di poter essere il grande eroe dell'era. Poi lo tenta con il famoso giardino della piana di Gorgoroth, la landa desolata di Mordor. Se solo volesse, se solo mettesse l'anello, potrebbe diventare un giardino fiorito. Queste tentazioni che l'anello pone
a Sam in realtà vengono mosse dall'anello nel momento in cui Sam non ce l'ha al dito. E Sam è tentato di metterlo, ma è saggio e resiste, e fa un ragionamento molto interessante. E comunque tutte queste fisime sono solo una trappola, si disse. Lui mi beccherebbe e mi schiaccerebbe senza manco darmi il tempo di gridare. Ci metterebbe niente a beccarmi se adesso qui a Mordor infilassi l'anello. Beh, che posso dire? C'è poco da sperare. È come una gelata primavera. Proprio quando essere invisibile sarebbe davvero utile, non posso usare l'anello. E quando anche riuscissi a muovermi di qui, sarà soltanto un peso e un impiccio a ogni passo. Cosa fare allora? Insomma, Sam sembra rendersi conto che a Mordor mettere l'anello potrebbe attirare effettivamente l'attenzione di Sauron su di sé. Ma questo significa che prima l'attenzione di Sauron era minore, oppure non c'era. Quindi è probabile che l'attenzione di Sauron nei confronti dell'anello si verifichi particolarmente a Mordor, che è la sua terra. E particolarmente a Monte Fato, perché effettivamente quando Frodo mette l'anello davanti alla voragine infuocata di Monte Fato, allora lì sì che Sauron e i Nazgûl si accorgono della cosa. E c'è un altro momento in cui Frodo ha rischiato di essere visto dal grande occhio di Sauron, ed è precisamente il momento in cui ha indossato l'anello sul colle di Amon-En, sul seggio della vista, quando ha visto l'occhio e si è sentito scrutato, quel famoso episodio in cui due voci combattono dentro di lui, una voce che gli dice di tenere l'anello e una voce che gli dice di toglierlo. Potrebbero essere le due parti della sua personalità, potrebbe essere lui che combatte con l'anello, potrebbe essere anche la voce di Gandalf, come per giunta ci viene detto molto più avanti. È Gandalf che in quel momento interviene per salvare Frodo dall'arrivo di un Nazgûl. Sono due momenti in cui Frodo è particolarmente visibile, e se è logico che a Monte Fato, il luogo centrale di Mordor, quello dove l'anello è stato forgiato e quindi il luogo dove l'anello ha più potere, invece nel caso del colle di Amon-En, del seggio della vista, il discorso potrebbe essere simile, perché si tratta di un luogo che ha a che fare in particolare con la visione. Sappiamo che dalla cima di questo colle ognuno può vedere nei vari punti della Terra di Mezzo con una vista speciale, e questo si unisce anche alla visione deformata che deriva dall'anello, ma questo espone in particolare anche allo sguardo di Sauron, e quindi anche Amon-En è un luogo particolarmente sensibile e che quindi si rivela un rischio enorme per chi indossa l'anello. Ma mi sento di poter dire che il fatto che Sauron si accorga della presenza di Frodo a Monte Fato nel momento in cui indossa l'anello non deriva semplicemente dal fatto di indossare l'anello, ma deriva da quello che dice Frodo. Infatti Frodo dichiara: «Sono venuto, ma ora non scelgo di fare quello che sono venuto a fare. Non farò quel gesto. L'anello è mio». Frodo, cioè, non sceglie, rifiuta di scegliere di fare quel gesto per cui è venuto, cioè gettare l'anello, e rivendica l'anello per se stesso, cioè oppone la sua volontà a quella di Sauron, perché lui stesso vuole diventare a Sauron, sostituirsi a lui. E il testo sembra confermare tutto questo dal momento che leggiamo: «E lontano, mentre Frodo infilava l'anello e ne rivendicava il possesso, proprio alle Sammatnaur, nel cuore del suo regno, il potere a Barad-dûr fu scosso, e la torre tremò dalle fondamenta alla fiera e aspra corona. Di colpo l'oscuro signore ebbe sentor di Frodo, e il suo occhio, penetrando tutte le ombre, guardò la pianura fino alla porta da lui stesso costruita, e l'enormità della sua follia gli si rivelò in un lampo accecante». Sam, quando indossa l'anello, non lo fa con lo scopo di sostituirsi a Sauron o di diventare lui il Signore degli Anelli. Resiste alla tentazione dell'anello e quando lo indossa lo fa per salvare Frodo. Quindi lo fa con un gesto altruistico, insomma si salva dalla possibilità di essere visto.
Insomma, penso che questa sia la principale motivazione per cui nessuno si accorge di Sam quando mette al dito l'anello. Ma allo stesso tempo credo che sia un falso problema e che se da una parte Tolkien ha lasciato questo punto non spiegato, ovviamente dandoci la possibilità di speculare a riguardo, credo comunque che tutto il ragionamento sull'anello sia molto più interessante di questo fantomatico e supposto buco di trama. E questo fatto di Frodo che rivendica per se stesso il possesso dell'anello e il fatto che invece Sam non lo faccia è collegato proprio alle caratteristiche dell'anello. È un altro tassello di quel profondissimo ragionamento che proprio attraverso l'anello Tolkien conduce nel suo romanzo a proposito del potere e anche dell'indole dei suoi personaggi e del loro rapporto con il potere che passa proprio attraverso l'anello e alla resistenza alle sue tentazioni.